Allora ragazzi, adesso aprirò questo baule magico e il baule del nuovo torneo, scusatemi, aspettate, ecco qua. Allora cominciamo col baule del nuovo torneo. 4 carte, 1, 1, 1 e 1, bleh. Adesso andiamo col baule magico. Vediamo, ti vedo il oro 28. 4 capanne 38 7 oh, vediamo, non ho trovato niente, almeno ho trovato il questo qua, almeno miglioro. Qua io c'ho anche questa qua, ma non la faccio perché ho solo 10.000 di oro e me li sto tenendo per poi magari comprarmi la leggendaria. E bella. Allora, bella ragazzi, ho preso un'offerta. L'offerta quella 5 euro, solo che viene una 6 purtroppo. Di 500 gemme, 10.000 di oro e questo baule. Magico, vediamo se troviamo qualcosa. Ho tutto di questi. 13 di questi. 39. 8. 8 e oh, niente. Come dite, ci hanno dato le gemme, questo qua, e boh, va bene, vedete, è finito il pacchetto, vedete, non ho trovato niente, se non dovrei avere niente di preciso, ho da aspettare, vedo quanto fa un attimo se salvo. Allora, bella ragazzi, adesso apriremo questo baule, che vedete io sono arrivato secondo qui, in un torneo in cui eravamo 19 che ho appunto creato io, e da 100 gemme, e niente, se volete la grande challenge, quella là da 100 gemme, quella là da 100 gemme, scusate, sfide, ecco questa qua da 100 gemme, che ora non la farò però. Dovete mettermi però, lo chiedo, 15 like a questo video. Se no, no. Se no, no. Se no, ne farò una al massimo, se no ne farò una al massimo. Da 10 gemme se non lo raggiungiamo. Ok, ora andiamo con l'apertura, quindi posso trovare 15 carte. Per solo, guardate che sfiga, solo per 7 trofei non sono arrivato prima. Una partita, cominciamo l'apertura, 4 1 6 e 1 e niente, e niente, poi vedremo se rifaremo degli altri tornei, magari apro altri bauli. E questo qua è sempre il mio mazzo che uso da un sacchissimo tempo, sarà tipo dall'arena 5 che uso questo, e sono quasi in arena 8 se vedete, perché ho 2205 trofei, mi mancano 95. Ho anche il mega sgherro, vedete, tra 4 giorni esce questo drago infernale, vedrò se riuscirò a trovarlo. Ho le guardie trovate oggi, quindi magari consigliatemi dei mazzi, io anche con la scintilla, e bello, ho preso questa offerta 10 euro di arena 8, perché sono salito oggi in arena 8, e mi ha dato questo baule di arena 8 appunto. Poi 100.000 di oro e 1.200 gemme a solo 10 euro. 600 di oro, vediamo se troviamo qualcosa. 13 o 29 o 30. Vabbè, questi qua ce n'ho una mano. Oh, non lo so. Aspetta, nah, niente. Vedete, qua siamo arrivati a 1789 gemme e questo, vedete qua, vabbè, sentite, facciamo una cosa, sto baule sono generoso, però non lo farò mai più. Una cagata proprio assurda, miglioro questi cosi.
E basta, intanto chiudiamo questo baule qua. E siamo a 1044 giorni. Allora, bello a tutti ragazzi. Oggi, come vedete qua, scusate, apriremo questo baule della sfida grandiosa. Purtroppo solo 3 vittorie perché tra degli avversari molto difficili da sconfiggere. Adesso sono in arena, vedete, in arena 8. Sono salito. Ho già trovato il bocciatore, cioè in realtà l'ho comprato, eppure lo spirito di ghiaccio che ora se ne trovo milioni. E niente, allora andiamo. Purtroppo non posso portarvi il baule della corona, che è stato difficile farlo. E quindi andiamo. 3200 di oro, bella roba. Oh, 9 mega sgherri, buonissimo. 75. Oh, allora troviamo l'epica. O la nemica o leggendaria. Ah, l'epica più caccosa. E qua perché ieri ho praticamente comprato l'offerta, quindi poi vi metterò ovviamente un unico video con tutti gli spacchettamenti che ho fatto. Vedete qua c'è un'altra offerta, ma non la prendo perché è troppo sconveniente. E quindi dicevo, aspettate un attimo. Ho trovato questi spiritelli, quindi ce li facciamo, ce li portiamo sopra al 6 e non posso portarmi nel 7. Vedete il bocciatore che poi ho trovato qualche giorno fa, ho trovato le guardie e 9 mega sgherri, che tra un po' me li potrò portare al 7. Ovviamente voi consigliate i mazzi. Questo mazzo è il mazzo che uso io, che è molto forte. Lo uso ovviamente qua da iniziare in A5 o finire in A4 fino ad adesso, ho quasi sempre usato questo. Sì, là ho provato anche gli altri mazzi, però non mi funzionavano, quindi uso questo. Poi mi sto facendo un altro profilo sul computer dove ho deciso che voglio, cioè sono ancora in Arena 1 perché ho cominciato da poco, e dove ho deciso che voglio diventare solo un livello 3 per poi salire con un livello 3, quindi lì ovviamente non, cioè non mi prenderò nessuna di queste offerte, niente perché comunque sennò poi salgo troppo. Ed è già a livello 9, perciò a livello 10 ci vuole tanto, però a livello 2, dal 2 al 3 ci vuole solo 50 cose, quindi vabbè, comunque è bello.